Oh là. Tutta questa vicenda è anche in qualche modo in stile con una città chiusa un po' misteriosa come Piacenza. Sì, questo qui è il mistero. Cioè, l'idea è che una città che ha il dipinto più importante rubato dopo il Caravaggio di Palermo, che prima per quattro magistrati addormentati, i quali fortunatamente sono stati però, come dire, ammortizzati dal virus, quindi sostanzialmente il tempo in cui loro hanno interdetto la visione del dipinto è stato da dicembre fino a fine febbraio. Dopodiché, da marzo in poi, è scattato il famoso lockdown, per cui c'era poco da vedere. Se anche l'avessero inaugurata in febbraio, stava aperta poche. Quindi, da quel punto di vista, si è neutralizzato l'effetto inerziale della procura. Però quando la procura, lì con acutezza, l'ha restituito proprio il 1° giugno, si era a 2 giorni dall'apertura, quindi bastava aver programmato per il 3, 4, 5, 10 giugno una mostra che durasse fino a ottobre. E sarebbe stato il momento perfetto, proprio era il segmento di apertura in cui tutto era aperto. Perso questo slot, per così dire, quando si riaffaccia dopo la mia polemica l'idea di aprire, dicono una data che però rientra nel secondo lockdown. E quindi la città ha patito e patisce una singolare forma di sadismo, cioè l'idea che l'opera recuperata non la si veda. Lei si era anche un po' scherzosamente offerto come presidente della Ricci Oddi. A questa città cosa manca? Una figura come la sua per rilanciare Piacenza o un piano strategico sulla cultura? Cosa può davvero... Entrambi, il piano strategico farlo chiunque, io certamente non scherzosamente sarei un presidente perfetto per la Ricci Oddi, come sono presidente del MART, presidente di Federarte, quindi cioè, la personalità di un presidente che non è quello che opera, ma è quello che decide o che indirizza le decisioni, può essere utile a fare, per esempio, fossi stato presidente io, col cavolo che l'opera non veniva fuori prima, sarebbe stata esposta il 10 giugno, sicuramente, cioè l'avrei imposto come un fatto logico. La logica e la presidenza, nel caso della mia persona, si legano, nonostante il mio temperamento molto così euforico, diciamo, però la cosa è logica, quindi occorre qualcuno che non la faccia assopire, ma la faccia essere viva. Quindi la mia funzione di presidente di varie istituzioni, compreso il Ricci Oddi, sarebbe stato quello dell'emergenza di cui parliamo, di esporla in giugno e non in novembre. E quindi questo vale per altre iniziative che ho visto programmate, dal momento che hanno chiamato un'ottima curatrice che si chiama Elena Pontigia, che è sicuramente una garanzia di capacità e di, quindi, senza un direttore che ancora non è nominato e senza un presidente come me, a fronte di un presidente che ho anche conosciuto, che non vorrei giudicare, ma immagino sia una brava persona, però certamente la curatrice delle mostre dà delle ottime garanzie, quindi questa è quella che le chiamava strategia. Poi un presidente deve innescare le strategie, quindi non è necessario che sia né un piacentino né uno che vive, ma uno che fa una programmazione in un CDA fatto al mese, tu ogni volta monitori e indichi delle possibilità, come io faccio regolarmente nei musei che presiedo. Grazie. Lui ha detto, io scherzosamente ve lo candidato presidente, io seriamente ve lo candidato presidente. No, non si è, che no, scherzoso. Siamo solo a Piacenza a inaugurare una mostra che non apre. Ci sentiamo. Siamo qua a fare un atto di apertura perché la mostra sia chiusa.